Sono Davide Oldani e oggi andiamo a cucinare a bordo di Marco Polo. Vi cucinerò il riso che ho dedicato ad Expo 2015, che è zafferano e riso alla milanese DOP. Iniziamo con la salsa, qui c'è un pentolino. Aggiungo dell'acqua bollente. La faccio anticipando la cottura del riso perché dovrà stare in infusione. Lascio bollire leggermente, aggiungo un po' di maizena diluita con l'acqua, quindi un amido. Aggiungo gli stemmi di zafferano, spegnendo il fuoco naturalmente. La particolarità di questo zafferano è la produzione che viene fatta poco fuori Milano. Vedete la lunghezza del pistillo e questo è sinonimo di qualità. Lascio in infusione. Questa salsa poi la metteremo in un biberon. Vedete che piano piano rilascia il colore, lo zafferano, e in più il profumo rimanga assolutamente intatto. Il secondo step della ricetta è quello della cottura del riso, quindi alzo il fuoco, aggiungo il riso che è un carnaroli stagionato, anzi due tipologie di carnaroli, uno di 12 mesi e l'altro di 18. Nella pentola non c'è nulla a parte il riso. Tostiamo il riso, vuol dire che toccandolo si sente il calore e soprattutto il profumo intenso del cereale di cui ho bisogno per poi avere un piatto di zafferano e riso. Aggiungo acqua leggermente salata e lo cucino come se fosse un normale riso per 18 minuti. Spengo il fuoco a cottura ultimata, lascio abbassare leggermente la temperatura, aggiungo un goccio di aceto che è quello che contrasta la basicità del riso, quindi dando un tocco di acidità. Aggiungo un grana padano 27 mesi stagionato, una noce di burro, un pizzico di sale e poi il tocco finale è la buccia di limone, solo la parte gialla, naturalmente che è quella che dà profumo e non dà amaro. Rimesto delicatamente, vedete che deve risultare all'onda il riso. Lo stendiamo per mantenere una temperatura corretta, quindi un velo di riso, quello che io chiamo un foglio bianco, sul quale noi andiamo a terminare con l'infusione di zafferano. Vedete come è cambiato il colore. Questo è zafferano e riso alla milanese DOP Expo 2015.